lavoriamo su tecniche di palese matrice orientale che richiamano i movimenti degli animali, movimenti diciamo dal punto di vista filogenetico anche molto molto antichi, molto semplici, perciò dei movimenti che poi formano i movimenti complessi, il rotolare, spostare il peso, stare a quattro zampe, ci sono delle piccole regole, non è detto che uno, che il polso sia sufficientemente condizionato per stare tanto tempo così, mi fa un po' male, mi riposo un attimo, lascio che gli altri facciano e poi ricomincio con i compagni, perciò mi do sempre i miei tempi, mi focalizzo tanto sull'ascolto del corpo e non tanto sul fare, e cercare non tanto un'esigenza estetica ma un'esigenza funzionale, no? Le indicazioni che diamo non è tanto delle strutture geometriche ma più sposta il peso in modo tale da girarti, no? Perciò immaginare il movimento nello spazio è cambiare l'orientamento nello spazio. Ottimo. E come sempre la raccomandazione è che se alcuni movimenti sono sollecitano in modo particolare qualche parte del corpo che hai già un po' sofferente, prenditi il tuo tempo per capire fino a che punto puoi andare, trovando una giusta misura tra il rischiare un po' e rimanere anche cauti e preservare la propria salute. Alcuni movimenti potrebbero essere un po' articolati perché comprendono appunto l'articolazione di molte parti allo stesso tempo. Se questo succede e crea un po' di confusione, non ci preoccupiamo, rimaniamo, sfruttiamo anche come quella opportunità per lavorare sul centro emotivo, non andare in confusione, anche se ci sono poche indicazioni verbali, seguire i movimenti del corpo che sono indicati. Yes. Guarda, ci sediamo comodi, liberiamo le gambe. Lasciamo cadere giù le ginocchia un attimo e semplicemente dondoliamo un po' a destra, un po' a sinistra. Senti come tutto il corpo in realtà è coinvolto con questo movimento, in questo movimento. E lo facciamo in maniera indifferenziata, tutto va da un lato e poi tutto va dall'altro lato. Rischi anche un po', vai quasi sulla soglia che dici quasi quasi vado oltre e mi cappotto. Sii un po' spregiudicato. E piano piano incominciamo a differenziare questo movimento, mentre tutta la parte bassa del corpo va da un lato e la parte alta si oppone. Come se ci fosse un conflitto di interesse. Il bacino vuole andare da un lato, ma la testa non è così convinta. Anche le spalle non sono tanto convinte. Senti che la tua colonna deve incominciare a fare delle curve. Non bloccare il respiro. E piano ti fermi. Buono. Distendi le gambe. Quello che il corpo ti lascia fare, appoggia le mani indietro, spingi i talloni lontano lontano, l'idea è proprio quella di spingere, poi stringi le dita dei piedi, squeeze, apri le dita e muovi anche il quinto dito, che è il punto più lontano, e poi sciogli tutto, sciogli tutto, approfitta per sciogliere la tensione anche profonda. Tutta la carne che sta attaccata all'osso, toglila, lascia che scivoli via. E poi ricominciamo con il vinyasa. Inspiro, spingi il tallone lontano, lontano, i talloni. Espirando, squeeze, stringi le dita dei piedi. Ecco, come se ti volessi aggrappare. Poi apri le dita, muovi le dita e sciogli. Sciogli. Senti che generi anche un suono. Sorridi, inspiro, spingi i talloni, stringi le dita, inspiro, apri e muovi, sciogli via tutta la tensione,
inspiro, spingi, stringi, in, apri e muovi, annusa l'aria, sciogli, 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 buono, lascia le mani indietro, piega un po' le tue ginocchia e andiamo ad esplorare delle rotazioni di caviglia, ginocchio e femore. Ti chiedo proprio di prestare l'attenzione a cosa succede dentro il tuo bacino. Devi sentire proprio la testa del femore che ruota. Se hai delle conoscenze anatomiche, queste non ti aiutano, perché immagini il movimento. Non ti chiedo di immaginare, ti chiedo di sentire il movimento. L'altro lato. Stiamo liberando bene tutti gli arti inferiori. Cerchiamo di uscire dall'ottica dell'esercizio ed entriamo nella poesia del movimento. Adesso piove. Ho sentito una goccia. Sì! E piano lascio, buono. Appoggiamo i piedini. Appoggia bene le mani. Indietro. No. Ti chiedo di... Facciamo proprio un esercizio. E diamo una sorta di... ringraziamento, una sorta di regalo alla nostra bassa schiena. Ti chiedo di spingere con i piedi, spingere con le mani, venire tutto su e lasciare cadere giù il bacino. Lascia cadere giù il bacino. Ciao. Ciao. E piano lascia. Ancora. Ti chiedo di spingere con le mani, spingere con i piedi e lasciare cadere giù il bacino. Perciò il bacino va in antiversione, senti che si forma una curva al tratto lombare e il bacino cade giù. Perciò l'idea non è andare su in ponte, no, il bacino cade giù, come il battoccio di una campana. E piano lascia. Spingi con le mani, spingi con i piedi, lascia cadere giù il bacino, lascialo cadere giù, si solleva, ma in realtà sta trazionando tutta la tua colonna. E piano giù. Ultimo, spingi con mani, spingi con piedi, solleva. Solleva ma lascia cadere giù il bacino. Non è che non devo tenere su, lascia cadere giù il bacino. E piano lascia. Le due ginocchia vanno tutte e due a sinistra per tutti, tutti a sinistra. E la testa va a destra. E piano torno. E poi dall'altro lato, le ginocchia vanno a destra, la testa va a sinistra. E piano torno. Gioco con il respiro, inspiro, vado. Se torno. Inspiro, vado. Se torno. Ancora una volta, ultimo, inspiro, stavolta le ginocchia vanno a sinistra, la mano destra va a toccare il cielo, su, tocca il cielo con la mano destra, guarda la mano destra, poi la mano destra va vicino alla mano sinistra, fa un giro fino a giù giù e sta vicino alla mano, torna su con la mano destra, tocca il cielo, espirando la mano destra torna giù e anche le ginocchia tornano, esatto, inspiro, le ginocchia vanno a destra, stacca la mano sinistra, prima di tutto tocca il cielo, non pensare ad andare oltre, tocca il cielo, prendi un gabbiano per la coda, per le piume e piano giù, inspiro, torna su con la mano, prendi il gabbiano e piano torno. Lo facciamo bene dentro il vinyasa, dentro il respiro. Inspiro, lega tutto, bacino, spalla, sguardo. Mano vicino alla mano. Inspiro, mano su. Mano su. Torno. Inspiro, mano, tutto. Mano vicino alla mano. Inspiro su. Espiro, torno. Fluido, fluido, integra tutto, tutto connesso. Fuori tutta l'aria. Senti tutto il corpo che si muove assieme. Inspiro. Ti apri, poi ti chiudi. Poi ti riapri. Guarda la meraviglia che c'è attorno. Espirando, torni. Buono. Ho sentito un'altra goccia. Le sento solo io le gocce, eh? Ah, buono, se c'è la nuvola qui. Vuoi far tu? Yeah. Continua da qua, sali di nuovo, scendi fino a dietro. Quando arrivi giù, stessa posizione, un po',
Scendi un po' sui gomiti, scendi un po' sui gomiti, vai un po' più basso, esci e poi spingi sul piano, sul pavimento e risali, torna e l'altro lato, mantieni questo flow, arrivi giù, mano vicino alla mano, scendi verso il basso, poggia i gomiti a terra, senti questa torsione morbida ma completa nella colonna e spingi sulle due mani, sali con la sinistra, riapri e destra di nuovo, ancora uno, giù, scendi i gomiti a terra, senti un po' questa torsione, respira dentro questa torsione, stai un po', respira dentro questa torsione e spingi, risali verso il centro e l'ultimo e fino a giù, gomiti a terra, sta in questa torsione, respira in questa torsione fino a starci comodo, comoda e spingi, sali, torna verso il centro, fino al centro, lascia un po' le gambe, lascia un po' le gambe, lascia la schiena, yeah. Shake un po', stacca, shake un po', shake, yeah, appoggia, massaggia bene i piedi, lavoreremo un bel po' sui muscoli dei piedi, gli diamo un input, piede, adesso lavoriamo, Wake up. Yeah. E la parte interna della gamba e a scendere esterna. E interna, a partire dalla pianta del piede e esterna. E interna a partire dalla pianta esterna a partire dai reni e interna a partire dalla pianta fino all'inguine e esterna a partire dai reni, ancora due, ancora uno, ok, qua. Sali un po' in questa posizione. Palmi a terra o dita a terra. O palmi o dita. Se dita possibile, meglio. Spingi solo sulla parte avanzata del piede. Esatto. Bacino rilassato, spingi solo sulla parte avanzata del piede. Respira. Ancora un po'. Ok, tieni un po', stai. Stai. Sinistra avanti. Mani, fino a 5 e torna, destra su, fino a 5, yeah, e giù, ok, scendi, lascia un attimo, lascia un attimo. Uff.
Oh, dai, mani a terra, piedi a terra e un pochettino di passetti in avanti, vieni verso il centro, yeah. Vieni verso il centro, fin dove ti senti a tuo agio e torna. E torna. Ferma qua, ferma su. Sì, ferma su. Tieni un po'. Mano destra. Su. Yeah. Tre. E tre a tornare. E a centro. Ferma un po', su, sinistra, su, e tre, e a tornare, centro, e piano scendi, lascia un po', capite perché i bambini dormono tanto, no? Fanno sta lavoro ore al giorno. Sciolgo anche in alto. Avanti. Questo movimento qua. Padma Kosha. Mano così. A vita e svita. E piano lascio. Buono. Piedi vicini, 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 vicini. Punta i piedi. Solleva i talloni. Punta i tuoi piedi. Solleva i talloni. Punta i piedi. Solleva i talloni. Indirizza se puoi le dita delle mani verso avanti. Se senti problemi alle spalle, lascia andare le dita verso fuori. Punta i piedi, inspiro, spingi con le mani, solleva il bacino, apriti al cielo. Espirando piano giù, solleva i talloni. Inspiro, spingi gli alluci in giù, bacino in su, allunga il collo, guarda indietro. Espirando giù, proprio guarda il mondo dietro. Inspiro su, talloni. Ultimo, inspiro, vai, bel respirone, espirando, torno, buono, lascia le mani lì, stacca i piedi, incrocia le tibie, sposta il peso in avanti, gatto, proprio diventa gatto, mani ben avanti, ben in appoggio. Senti l'enorme occasione che abbiamo di non avere una superficie liscia, ma è tutto diverso. Ad esempio io qua c'ho una pietra che mi impone una... Buono. Tanti problemi alla parata locomotoria sono dovuti alla poca variabilità a cui esponiamo il nostro corpo. Qui è tutto variabile. Lascia la mano ben giù. Lasciamo tutti la mano destra giù, ben aperta. Mano sinistra la stacchi, sì. E andiamo a sollevare ogni singolo dito, cercando di lasciare giù le altre dita. Lascia giù tutta la mano giù, non fare questo che fai tu, lasciare la pellicola, appoggia bene tutta la mano e un dito alla volta lo solleva. Lascia l'impronta bene di tutta la mano giù. Non essere tanto violento. Ok, piano cambio. Se proprio c'è una pietra, magari ti sposti un po'. Appoggia bene tutta la mano, anche il tallone della mano. Non fare questo. Tutta la mano ben appoggiata. E vai, solleva un dito alla volta. Senti che quando ritorna fa un tipico suono. Non so se sentite. Tac. Se vuoi senti, crack, un dito rotto. E piano appoggia. Buonissimo. Scodinzola un po' con il bacino. Senti come cambia il peso.
mantenendo il bacino mobile, facciamo dei cerchietti con le spalle attorno alle mani. Perciò le spalle, partiamo tutti bene, mani sotto le tue spalle, e piano disegniamo dei cerchi con le spalle attorno alle mani, dei coni. Gli arti inferiori disegnano dei coni, gomiti ben distesi, appoggia bene tutte le mani. È un esercizio di stretch dei meridiani che passano nelle nostre mani. Cambia anche il senso, respira, gioisci, senti, guarda la meraviglia che c'è attorno a te. Non è tanto muovere le natiche, proprio faccio dei cerchi con le spalle, le natiche sono libere, però l'idea è proprio le spalle si muovono. E piano mi fermo al centro, buono. Solleva gli avampiedi. Facciamo dei cerchietti con le caviglie e muoviamo le tibie un po' di qua, un po' di là. Tu vai piano, se sei sulla nuda pietra vai piano e piano mi fermo. Appoggia le dita dei piedi sul pavimento, sul tappeto, le dita appoggiate, le mani ben appoggiate, posizione del gatto, e da qui facciamo la posizione della bestia. della bestia. Solleva le ginocchia un centimetro, tac, senti che è già più, come dire, no? Non 20 centimetri Luigi, un centimetro, ecco, eccolo lì. Scodinzola, muovi anche le ginocchia, buono, e piano lascio giù. Per riposarci andiamo un attimo nel bambino, vedo che proprio avevi la... e andiamo giù. Lascia la testa pesante, appoggia bene la fronte, lascia cadere giù i gomiti. Regalati un bel respiro. Piano, piano, solleva la testa, proprio tartaruga che esce dal guscio, allunga il collo, allungati, è un bel gatto, buono, gatto, gomiti quasi distesi, non sono bloccati ma sono distesi, coda libera, punta i piedi, posizione della bestia, sulle ginocchia, un centimetro, non 20 metri, un centimetro. Buono. Da qui spingi con le mani, le ginocchia rimangono sempre in volo e andiamo nella posizione della bestia attiva. Lì, via. Ok, ginocchia ben piegate, le ginocchia vanno un po' verso fuori. Senti come se tu fossi pronto per un balzo. E torna nella posizione della bestia. Le mani non cambiano posizione e appoggia giù le ginocchia. Se le mani sono ben posizionate sotto le spalle e le ginocchia sotto il bacino, non c'è bisogno tanto di cambiare posizione di mani e piedi. Gatto. Bestia? Sì! Bestia attiva, guarda in avanti, pronta a combattere, sì? E da qui facciamo posizione da piegamento, pac, lì, via! Posizione da piegamento, non canna faccia in su, posizione da piegamento, ben avanti, capisci perché non dovevi muovere le mani, esatto. E piano da lì, bestia attiva, guarda avanti, bestia normale, gatto, ah, wow! Scodinzolo un attimo, senti anche dal punto di vista emotivo tutte queste posizioni che riverbero hanno dentro di te, senti tutta la forza dell'animale che è in te. Non facciamo la posizione del gattino sul divano, eh? Ok, gatto, facciamo gatto sul divano che scodinzola, poi piano piano diventa una bestia, sì, un felino. Poi piano un felino attivo, lì. Posizione da piegamento, ben avanti. Posizione da piegamento, esatto. Adesso lascia le mani e i piedi dove sono e cane a faccia in giù. Posizione da piegamento. Sì, esatto. Felino attivo, bestia attiva. Guardi in avanti. Pronto a scattare. Bestia normale. Gatto, ah, respira, non farti fregare nel trattenere. Scodinzola, gatto che fa le fusa.
bestia attiva, posizione da piegamento, quasi un balzo, esatto, cane faccia in giù, posizione da piegamento, sì, è lui, addome attivissimo, bestia attiva, lì, bestia normale, gatto, ah, wow, apri un po' le ginocchia, andiamo a riposarci. Lascia cadere bene giù la fronte. Riposati i polsi, se deve venire qualche crampo, libera tutto ciò che senti, il bisogno di liberare. E piano piano solleva la testa, ma non come una tartaruga che esce dal guscio. Tartaruga che esce dal guscio, guarda attorno, gira la testa, guarda in su dove sei finito. È un bel gatto. Muovi ancora un po' qui, muovi morbidamente questo gatto, in tutte le possibilità, in tutte le sue possibilità, ruota, oscilla, su e giù, alto e basso, sinistra e destra, circo a destra, circolo a sinistra, cerca tutte le variazioni, a tuo ritmo, a tuo gusto, cerca la diversità. Cerca la diversità. Yeah. E pronti? Stacca, bestia. Tieni un po'. Tieni un po'. E piano piano, quattro passettini solo con i piedi in avanti, senza staccare le mani. Esatto, tieni un po'. Tieni un po'. E quando sei pronta, pronto, quattro passettini con le zampe avanzate, senza staccare le zampe indietro. Tieni un po', tieni un po', due passettini zampe dietro, senza staccare le zampe davanti, tieni un po', due passettini zampe avanzate, senza staccare indietro, e poggia, lascia un po', gatto, muovi, muovi. Cerca la variabilità, morbida, morbido, includi bene la cervicale in questa variabilità, tutta la colonna è coinvolta, sacrale, lombare, dorsale, cervicale. E stacca, tieni un po', tieni un po', zampe avanzate, quattro passettini all'indietro senza staccare le zampe indietro, 1, 2, 3, 4, tieni un po', zampe dietro, quattro passettini, 1, 2, 3, 4, tieni un po', zampe avanzate, due passettini, tieni, zampe indietro, 2, tieni, e poggia, variazione, variabilità, morbidisci tutto. Yeah.
indietreggia un pochettino, vai in questa posizione, molleggia un pochettino, molleggia un pochettino, anche qui esplora un po' la variazione, sentiti morbido in questa posizione. Qua, guarda, prima il peso davanti, poi un saltello, guarda prima e ritorna. Prima il peso davanti, sulle zampe avanzate, saltello, poggia a terra, ritorna. Peso davanti, saltello, a terra, ritorna. Peso davanti, saltello, a terra, ritorna. Ancora, peso davanti, saltello, non pensare troppo, fai, lanciati in questo salto. Il peggio che può succedere è che ti schianti sulla pietra. Alright. Molleggia un po' in questa posizione di base. Molleggia un po'. Respira anche un po', cerca un po' di morbidezza, variabilità. Yeah. Us. Ti sta bene, perché ridevi degli altri. Tutto è giusto. Tutto è giusto. Ok? Da qua, stessa cosa. Guarda. Prima il peso davanti, saltello all'indietro, torna. Peso davanti, saltello all'indietro, torna. Peso avanti, saltello all'indietro, torna. Ancora uno, peso avanti, torna. Molleggia un po'. Molleggia ancora un po'. Ok, su, sinistra, verso avanti, verso il centro, e recupera la centralità, su, destra, verso il centro, e recupera la centralità, e tornando, sinistra, saltella all'indietro, destra, saltella all'indietro, rifacciamo tutto, molleggia un po', ci muoviamo tutti verso il centro, su, tutti a sinistra, salto verso il centro facendo peso sulle mani davanti, di lato. E recupera il centro. E destra, verso il centro, recupera. Piano piano. E tornando indietro, sinistra, guadagna uno spazio indietro. Destra, guadagna uno spazio indietro. Tira su, molleggia un po'. Poggia le ginocchia, poggia i piedi, ferma un po'. Veniamo sulle ginocchia. Sì. Due mani, incrociamo le dita delle mani. Inspiro su, spingi bene in su con le mani. Spingi bene le ginocchia dentro la terra. Resta qui un paio di respiri. Sentiti lungo, lungo, lungo. Sali, sali, sali.
stacca le mani, mani verso il cielo. Solo la mano destra va verso dietro, verso il piede destro. La mano sinistra va verso il cielo, continua a salire e salire. Non pensare di scendere. Continua a salire su. La mano destra, se può, tocca il tallone destro. Ma è la mano sinistra che tira su, torna bene su anche con la mano destra. Inspiro. Espirando, la mano sinistra cede, ma continua a salire bene su con la destra. Mano destra al tallone. Spingi bene verso l'alto. Senti tutta la parte anteriore del bacino che si apre. La mano destra tira talmente tanto su che la mano sinistra torna su. Inspiro. Lo facciamo con il vinyasa. S, mano destra giù. Inspiro, su, mano destra. S, mano sinistra giù. Inspiro, su. S, giù, destra. Pensa, senti questo angelo che tira in su. Inspiro, su. S. Inspiro, su, rimani su, 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 su. Espirando piano, le braccia si aprono lato. Apri bene tutto. Tutto, tutto, tutto. Apri bene le dita delle mani, apri bene il petto, apri bene il cuore. Apri bene il bacino, assicurati che sia la fessura inguinale ben aperta. Addome attivo. Espirando piano, piano giù. Buono. Posizione del gatto. Bel gatto. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto il bacino. Ancora molto più indietro. Punta i piedi. Solleva le ginocchia, posizione della bestia. Capite perché si chiama posizione della bestia, no? Una bestia che gli è venuto in mente. Stacca la mano destra. Un po', poco poco. Stacca il piede sinistro, poco poco poco. E piano ruoti verso destra e fai un bel cerchio e ti trovi nella posizione del granchio. Ah, guarda il cielo. Torna su con la mano destra verso il cielo un po'. Stacca il piede sinistro e ritorna esattamente da dove sei venuto, posizione della bestia. Adatta un po' la posizione delle mani e dei piedi e piano giù le ginocchia. Buono. Posizione del gatto, scodinzolo un attimo. Posizione della bestia. Stacca la manina sinistra poco. Stacca il piede destro un po' e piano vai con la mano verso l'alto, libera il piede, fai un cerchietto, appoggia. Posizione del granchio. Beh, respiro qui, guarda il cielo. Vai su con la mano sinistra, tocca il cielo, stacca il piede destro e piano ritorni nella posizione di partenza della bestia. E piano giù. Come va? Facciamo ancora una volta in maniera un pochino più dinamica. Bestia, mano destra, piede sinistro, ti liberi, ti liberi, ti liberi, gira, gira, gira e vai. Sì, è lui, è lui. Granchio, rimani nella posizione del granchio un po'. Respira, muoviti avanti e indietro, senti che il granchio può. Poi mano destra, si stacca, piede sinistro, si stacca e piano torna da dove sei venuto. Sì. Mano sinistra, piede destro, sgancia tutto, vai, 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 vai. Questo è il granchio. Respira, muoviti un po' verso i talloni, un po' verso le spalle. Stacca piede destro, mano sinistra. Piano torna e vai e piano giù. Ok, posizione della bestia, posizione della bestia attiva e da qui piano piano andiamo ad agganciare e liberare le mani, agganciare le mani, andiamo su su su. Posizione della scimmia. E piano da qui, piano ci apriamo. Ah, eccolo. Apri bene, ginocchia, petto, tutto. Dignità.
se senti che hai poco equilibrio non conviene chiudere gli occhi, conviene usare un po' la guida visiva. Torniamo nella posizione della scimmia, avanti, stiracchiati bene verso avanti e piano ti apri, inspira. Se ti chiudi, inspiro, ti apri. Rimani qui. Devi sentire dal vertex uno che ti tira su. I talloni rimangono su, 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 su i talloni. Tipo un Nureyev. Viaggia su e piano giù. Ritorna sulla terra. Buono. Solo spalle. Sentite quanto la posizione in piedi è più semplice per certi aspetti? Semplicemente perché siamo più abituati. Siamo anche progettati per stare in piedi. Dei cerchi con i gomiti. Senti il vento che lava via tutte le tue tensioni. Libera le braccia. Stai nel vento, stai nella poesia, stai nel respiro, stai nell'ascolto. Muoviti con il vento, nel vento. E piano ti fermi. A destra avanti. Continua questo cerchio. Tre. 2, respira profondo, 1, torna, e sinistra, 3, 2, 1, torna, destra, 1, torna, sinistra, 1, torna, destra, sinistra, ancora sempre 1-1, trova un ritmo, trova un flusso organico, un moto perpetuo. Le braccia continuano a girare sempre senza fermarsi. Ancora un po'. Senti, senti cosa porta dentro questo movimento. Senti le mani, senti le spalle, le braccia, la schiena, le gambe. Trova un ritmo organico, perpetuo. Da qualcuno. Gli ultimi due. Torna al centro, senti, non fare movimenti che non servono. Non fare movimenti che non servono. Senti.
divalica un po' le gambe, yeah. Qua sali, cerchio grande, scendi, spingi con le gambe, cerchio grande, scendi, raccogli, spingi sulle gambe, apri, 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 ancora 3, 1, due, tre, torna al centro, senti, non fare movimenti che non servono, non serve aggiustare i capelli, non serve toccarsi il naso, aggiustarsi la maglietta. Senti, e ancora uno, braccia in avanti e gira verso sinistra, ah, porta questo cerchio verso sinistra, portalo a te, portalo a te, portalo a destra, ritorna avanti fino a questo centro, morbidi, morbido, porta questa sfera, questo cerchio, sinistra, porta a te, passa dal centro, porta a te, destra, avanti, ancora uno, sinistra, porta a te, destra, avanti, tieni un po' questa posa. Stessa cosa, destra, porta a te, sinistra, avanti, passa sempre dal centro e destra, porta il cerchio a te, sinistra, avanti, e ancora uno, porta a te, destra, avanti, ferma un po', senti, lascia un po' le braccia, stessa direzione le gambe, e qua solleva un po' i piedi, yeah. Solo sulla punta, tieni un po', apri le mani, tieni un po', tieni un po', morbide le spalle, tieni, e lascia, non fare movimenti che non servono, torna al centro, tieni la verticalità, senti questa verticalità, senti un po', vedo. Quanto manca più o meno? 10 minuti. Ok. Ah, come va? Andiamo giù che facciamo un mini rilassamento. Avviciniamo i piedi. Andiamo a toccare con le mani il cielo. Hastasana. Tocca il cielo. Resta qui qualche respiro. Proprio come un proiettile, come un missile. Ha un ombelico attivo. Spingi con i piedi, le mani vanno su tra le nuvole. Poi ti tuffi in avanti, fuori l'aria. Inspiro, alza il cuore, guarda il centro del cerchio. Espirando, passo passo, dietro. E facciamo gatto, dai.
Buono. Incrociamo le tibie come vuoi, andiamo a sederci. Cammina avanti bene con il bacino. Senti quanto è diverso il pavimento. Ogni passo un'emozione nuova. Non sai bene se ci sarà una conca o una montagna. Mani alle ginocchia. Inspiro. Allunga bene la tua colonna. Apri l'angolo dell'anca e snocciola giù la schiena. Adatta la forma della tua schiena a ciò che trovi. Stacca i piedi, vai giù, 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 giù. Fino ad appoggiare giù le scapole, la testa. Inspiro. Spiro. Le mani. Via con i piedi. Ginocchia al petto. Inspiro, mani e piedi al cielo. Ginocchia al petto. Inspiro, mani e piedi al cielo. Guarda il gabbiano che passa qua. Speriamo che no. Ginocchia al petto. Inspiro, mani e piedi su. Lascia la testa giù. E ginocchia al petto. Lascia bene giù le spalle, lascia cadere giù i piedi, distendi le ginocchia e ci mettiamo un attimo. In deposito. Sentiti su questo diaframma tra terra e cielo. Queste due energie completamente diverse, la terra solida, rigida, sicura, ti sostiene, il cielo molto etereo, molto energico. Molto più. Per certi versi insicuro, molto più volubile, molto più volatile. Senti questo contrasto tra ciò che c'è sotto di te e ciò che sta sopra te. Senti tutto il lavoro che abbiamo fatto. Questo è un momento fondamentale perciò che tutte le tracce possano in qualche maniera cristallizzarsi, possano fiorire. Ti chiedo solo di masticarti il labbro inferiore. Vai a masticare con i tuoi denti tutto il labbro inferiore. Ricordati anche i bordi del labbro. Mastica, mastica tutto. Mastica anche l'interno delle guance. Sii molto delicato. E poi mastica il labbro superiore. Vai con la lingua a dipingere tutto l'interno della cavità buccale come fa un pittore, come un, dai una mano di bianco, una mano di una rinnovata a tutte le pareti della bocca con la lingua. Non dimenticarti sotto, non dimenticarti tutte le gengive, sia l'interno delle gengive, la parte interna sia la parte esterna delle gengive. Poi vai a masticarti la lingua, mastica la lingua. Come un bravo pittore poi pulisce il pennello, noi lo andiamo proprio a lavare, andiamo a spremerlo. Piano ci mettiamo
muoviamo un po' la testa, muovi un po' le dita delle mani, le dita dei piedi, ti stiracchi, senza sollevare la testa ti guardi un po' attorno, un po' a destra, un po' a sinistra, da questa prospettiva un po' inusuale, siamo lasciando la testa giù, fai girare la testa un po' di qua, un po' di là, poi piano ti metti su un fianco e aiutandoti con le mani, sempre un movimento molto animale, molto... molto regressivo, molto... E piano mi metto in posizione seduta, sì. Ok. Ci mettiamo comodi, schiena lunga lunga. Facciamo risuonare tre om, come per andare a energizzare tutti gli organi interni. Inspiriamo. Senti ancora per un attimo tutto il lavoro che abbiamo fatto, non solo nei muscoli, nelle articolazioni, ma anche nel respiro, nel sentire, nel ripercorrere tutte le tappe dello sviluppo. Mani davanti al cuore. Namaste. Namaste. Grazie Marco. Grazie. Grazie, grazie. Avevo proprio bisogno, sai, oggi.